sofferenza e talvolta anche persecuzione può far parte della volontà di Dio. E penso che uno dei più grandi esempi di persecuzione sia quello che è successo ai primi cristiani. Vediamo come quando si è pieni dello Spirito Santo, loro possono ricevere il potere di guarigione, possono essere guidati da Dio, ma lo Spirito Santo può anche potenziare le persone individualmente a sopportare la persecuzione. E questo lo possiamo vedere dagli esempi della vita dei discepoli. Sai, quando Gesù è stato arrestato, Pietro era così spaventato di essere perseguitato che negava persino di sapere chi fosse Gesù. Lui negò persino che fosse stato un amico di Gesù. E anche dopo che Gesù fu ucciso, tutti i discepoli erano spaventati e temevano che anche loro sarebbero stati arrestati. Loro infatti si nascondevano dai capi giudei. In poche parole, non erano affatto audaci. In quel momento non hanno avuto coraggio. Loro erano spaventati. Ma nel momento che il potere dello Spirito Santo li colpì, li toccò, cambiò tutto. Voglio dire, guarda soltanto a Pietro. Sai, quando il potere dello Spirito Santo lo colpì, lui è passato dall'essere spaventato dalle autorità ed essere rinchiuso ad essere così audace che era disposto ad andare a Gerusalemme e in modo coraggioso predicare il Vangelo di fronte alla morte. Era, sai, una volta riempito dello Spirito Santo, lui e gli altri discepoli diventarono una forza inarrestabile. Furono picchiati, loro furono maltrattati. Molto spesso loro erano rinchiusi nelle carceri a causa della predicazione del Vangelo. Ma lo Spirito Santo ha cambiato loro. Erano in qualche modo capaci di sopportare la sofferenza e la persecuzione. E non importava quanto spesso erano picchiati o rinchiusi, loro non si tiravano mai indietro. Vedi, la potenza dello Spirito Santo non può solo fare cose miracolose per potenziare la testimonianza del Vangelo, ma può anche darti la forza per supportare la persecuzione a causa del Vangelo. E il potere di supportare la persecuzione è una parte importante dell'essere un testimone di Dio. Vedi, non bastava che i discepoli facessero miracoli, non bastava che facessero opere potenti e prodigi nel nome di Gesù. No. Se erano veramente potenti, se il loro messaggio doveva raggiungere i confini della terra, beh, Dio nella sua infinita saggezza sapeva cosa sarebbe successo. Sapeva che il suo popolo avrebbe dovuto soffrire per il suo nome, perché la più grande testimonianza arriva sempre attraverso la sopportazione della sofferenza. E quindi i primi cristiani dovevano essere potenziati dallo Spirito Santo non solo per guarire, ma per essere audaci, per essere coraggiosi, perché avrebbero dovuto affrontare le fruste. Alcuni di loro rischiavano di essere lapidati a morte e molti di loro dovevano persino affrontare i leoni. I documenti storici ci mostrano che l'imperatore romano Nerone è stato uno degli più spietati torturatori dei cristiani. Quando Nerone salì al potere, non gli piacque questo messaggio del regno di Dio. Lui voleva essere l'unico re che fosse adorato. Lui non voleva sentire le altre persone parlare di un nuovo re. E quindi Nerone fece brutalmente uccidere i primi cristiani. Molti di loro furono bruciati vivi, come lampioni, per illuminare le strade della città. E quando lui non fece bruciare i cristiani vivi, li metteva dentro
la rena. Vedi, a quel tempo era comune per i cristiani essere gettati nelle arene romane. I leoni erano liberati nell'arena e Nerone, tra la folla, si divertiva a fare a pezzi i credenti. Era diventato un gioco per loro. Ma la loro sofferenza non fu vana. Infatti, ha fornito una grande testimonianza della loro fede, perché, vedi, questi cristiani che avevano visto miracoli e molti di loro avevano compiuti miracoli, alcuni di loro erano intorno a Gesù quando egli fu crocifisso e risorto. E quindi questi primi cristiani erano completamente convinti del Vangelo. Di fatto, loro erano così convinti di che fosse Dio che erano disposti a essere brutalmente uccisi. Ora, cerchiamo di essere realisti. Sai, quando non sei veramente sicuro di qualcosa, di solito non ti lasceresti torturare per quello, sai, ma questi primi cristiani, loro erano così convinti di chi fosse Dio, che hanno coraggiosamente dichiarato che Gesù era il loro Signore, il loro Re. E lo Spirito Santo ha dato a loro forza di stare senza paura. E grazie al loro sacrificio, al loro esempio di fede audace, la loro volontà di mostrare che erano così fiduciosi in chi è Gesù, che affronterebbero le fruste, affronterebbero i leoni, affronterebbero qualsiasi cosa perché vogliono che il mondo sappia che credono in Gesù. Lo hanno visto, lo hanno sperimentato e non lo rinegherebbero mai. Grazie alla loro fede audace, oggi il Vangelo è predicato in tutto il mondo. La Bibbia è il libro più venduto in tutto il mondo e quasi ogni nazione sa chi è Gesù. Anche se chiedi ad un ateo chi è il re dei re, loro conoscono il nome di Gesù. I miracoli sono stati efficaci. La persecuzione ha funzionato e nulla può cancellare il fatto che lo Spirito Santo ha preso un messaggio che è stato dato a pochi e lo moltiplicò per molti. Quindi la cosa sorprendente è che tutti noi possiamo fare parte di questa storia e abbiamo ancora molto lavoro da fare per diffondere il messaggio sul nostro Re.